Documenti risalenti al IX secolo attestano l'esistenza della pieve di Mologno che poneva sotto suo comando parte della Val Cavallina. Il nome Mologno altro non è che il nome del borgo in collina da cui si è sviluppato il paese di Casazza. È proprio in località Mologno che si possono trovare numerosi resti medievali, tra tutti il castello dei Suardi e l'annessa torre. Spostandosi nel centro di Casazza invece la chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo, edificata nel 1769 sulle rovine di una precedente chiesa. Il comune di Casazza ha aderito al progetto turistico in Val Cavallina, il quale promuove la visibilità del paese e l'afflusso turistico. L'attuale Casazza corrisponde all'antico abitato romano di Cavellas. Alla fine del 1900 sono state ritrovate alcune parti dell'abitato. L'area più importante si trova oggi conservata in via nazionale, in un apposito ambiente posto sotto un supermercato. Il sito è un singolare contenitore di saperi rappresentativi della cultura, caratterizzava la Valle Cavallina in epoca romana. L'antica Cavellas rappresenta un bene minore oggi sconosciuto al grande pubblico, degno di essere reso visibile. Il lago di Endine si raggiunge facilmente da Casazza percorrendo la strada statale. Intorno al lago le località da visitare sono varie. Le più caratteristiche: Endine, San Felice al Lago e Monasterolo. Inoltre ci sono antiche chiese e castelli medievali, come il castello di Monasterolo. Il lago di Endine è una pietra preziosa incastonata tra le montagne e le valli del Bergamasco, in uno scenario naturalistico che si è conservato nel tempo. Anche per merito dell'istituzione di un parco con lo scopo di proteggere la ricchezza della flora e della fauna. Rappresenta così un'oasi per gli endinesi ed i tanti turisti che hanno l'opportunità di trascorrere le giornate sulle sue spiagge, pescare nelle acque e praticare numerosi sport. È perfetto anche per trascorrere un soggiorno in mezzo alla natura, organizzare escursioni, fare picnic in riva al lago.